Anche se appartengono a diversi capitoli, ho riunito tutto ciò che riguarda i quiz veri e falsi sui veicoli a due ruote. E quindi cominciamo dal casco. Non è obbligatorio solo per i veicoli a due ruote, in generale il casco è obbligatorio per tutti i veicoli, sia per il conducente sia per i passeggeri, tutti i veicoli non dotati di cabina chiusa o non dotati di cellula di sicurezza, come per esempio hanno alcuni ciclomotori e motocicli a due ruote. Allora, il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, vero? Quindi durante la circolazione io devo indossarlo. È obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta che sarebbero le cinture. La cellula di sicurezza è una specie di cappottina che copre, diciamo così, il conducente e che poi è ancorato al sedile del motociclo o del ciclomotore attraverso le cinture. Poi il motociclo o ciclomotore a due ruote è dotato di, chiamiamoli, puntali laterali molto rigidi, di una gomma molto rigida, perché essendo ingabbiato dentro, allacciato con le cinture al motociclo, in caso di caduta cade insieme, cioè non viene proiettato fuori, però non può farsi male perché anche cadendo di lato, c'è questa protezione di questi due puntali che gli impediscono di andare col corpo a sbattere contro l'asfalto del terreno, eccetera, eccetera, della strada. E quindi per questo motivo, avendo la cellula di sicurezza e dispositivi di ritenuta allacciati, non ha l'obbligo di indossare il casco. Ok? Poi se uno vuole avere anche il casco per maggior sicurezza, chiaramente lo può tenere. Però a norma di legge è esentato. Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta. Esattamente il contrario di quello che abbiamo visto prima, quindi è vero. Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne, si non c'entra l'età del guidatore del passeggero, cioè c'entra se il veicolo ha o no la cellula di sicurezza. Le risposte false sono: il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotore a due ruote solo se minorenni, abbiamo detto che è obbligatorio comunque per tutti. Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote titolari di patente della categoria B, non c'entra il tipo di patente. E il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, generico, insomma, falso. Andiamo avanti. Specificamente sul casco. Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore, vero? Quindi periodicamente andrà cambiato, non è eterno. La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi per non deteriorarlo. Il casco non deve essere pulito con solventi. Il casco non deve essere pulito con benzina, quindi acquaraggio, solventi, eccetera. No. L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa. Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente, perché ha anche la visiera. Tuttavia, sappiate che non c'è una norma di legge che obbliga a indossare un particolare tipo di casco, eh? Cioè la scelta del casco è personale, non è dettata dalla legge. Poi, a seconda chiaramente del tipo di veicolo che guido, userò un casco più o meno, diciamo, completo, integrale, cioè anche in dipendenza delle velocità a cui vado. È bene che il casco sia dotato di visiera, però non è obbligatorio. La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti, vero? Il casco deve essere di taglia corretta, cioè ognuno deve indossare quello adatto alla sua testa. Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna.
La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernice o colle, ecco perché non si deve mai usarli per pulirlo. Durante la marcia il casco deve essere sempre correttamente allacciato perché se no viene scalzato in caso di urto, non serve a nulla. Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in caso di caduta o incidente. Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità. Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria quad. Abbiamo detto che tutti i veicoli che non hanno la carrozzeria chiusa, per tutti questi c'è l'obbligo di indossare il casco. La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata. La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione. Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera perché nei mesi invernali la differenza termica fra l'interno, soprattutto perché c'è l'espirazione, il nostro fiato che è caldo, a contatto con la temperatura esterna che è fredda, produce condensa e quindi si appanna la visiera. Quindi non deve crearsi questo problema. E quindi ci deve essere un sistema di aerazione interna. Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida. Vero. Adesso vediamo quelle false. Sul casco possono essere applicati adesivi di qualunque tipo purché non coprano la visiera. Falso. Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acqua aragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti. Abbiamo detto che è falso. Si usano i detergenti appositi. Quando la temperatura è vicina a 0 gradi, il conducente deve chiudere i fori di aerazione per evitare colpi di freddo al collo, così però non ci vede più perché si crea appannamento della visiera. Il casco deve essere completamente allacciato solo sui percorsi extraurbani, falso, perché deve essere sempre allacciato. Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km all'ora, non è obbligatorio l'uso del casco. Falso. L'uso del casco è obbligatorio su qualunque quadriciclo a motore. Falso perché ci sono i quadricicli a cabina chiusa, tipo quelle piccole vetturine da città che sono poi dei, si chiamano quadricicli leggeri, assimilabili ai ciclomotori perché arrivano al massimo a 45 km all'ora. Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi di oltre 20 anni? No, perché si deteriora. Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione. E perché no? Cosa c'entra? Nulla. Quindi falsa. Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote? Non è vero. Semmai dà maggiore sicurezza. L'obbligo dell'uso del casco non riguarda i maggiorenni con più di 3 anni di esperienza di guida, è falso perché riguarda tutti. L'uso del casco durante la marcia diventa facoltativo quando la temperatura dell'aria è superiore ai 30 gradi, è falso, non c'entra la temperatura esterna. La visiera del casco peggiora notevolmente la visibilità e quindi va usata il meno possibile, non è vero, è falso. La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale se presenta una rottura inferiore ai 3 cm, è totalmente falso. La visiera del casco può essere riparata con nastro adesivo purché sia di tipo ultra trasparente, sempre falso. I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione, falso perché qualsiasi casco deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti. Non si possono usare caschi non omologati. E passiamo all'abbigliamento motociclistico, su cui ci sono, come vedremo, molti quiz. Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicoli a due ruote. Vero. Cioè, non sono stivali, generici. Quelli per camminare, insomma, sono stivali che vedremo adesso hanno delle particolarità.
Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo. Vero. Quindi vedete che sono fatti apposta. Gli stivali d'uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitare l'aggancio alle pedivele dei motocicli, cioè non devo avere delle stringhe o nastri che si possano impigliare nelle parti del motociclo, perché sennò diventa pericoloso lo stivale. Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta. E gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali, vero? Quindi non sono qualsiasi stivali, ma sono ad uso motociclistico. Le calzature omologate per uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta, cioè non saltano via da sole in caso di caduta, non si scalzano. Vediamo quelle false. Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna perché sono di analoga concezione. Falso, quelle sono da trekking, non sono motociclistiche. Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti, assolutamente non hanno stringhe, falso. Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio, caspita addirittura, falso. Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta, non è vero. Gli stivali ad uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga, non è vero. Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per caccia, pesca o alpinismo. Falso. Andiamo avanti con un'altra serie. Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani. Adesso qui si passa ai guanti. Quindi sono guanti specifici per la guida di veicoli con manubrio, ciclomotori e motocicli. I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi duri. Quindi sono guanti particolari per la moto, eh? Non sono guanti nemmeno uguali a quelli da usare per guidare la macchina col volante, sono altri quelli da auto. I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto. I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura dei comandi, perché è molto importante che, oltre a proteggere, garantiscano anche la sensibilità, come se non avessi i guanti calzati sulla mano. I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconda della stagione, chiaramente, perché sennò d'inverno, se uso guanti leggeri non mi proteggono, ed estate mi fanno sudare se ci sono 40 gradi di temperatura esterna. Quando si circola a bordo di un motociclo è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate. I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta. E qui siamo a tutte le risposte vere, vediamo le false. Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato, falso. Sono tutti di tipo omologato, quelli ad uso motociclistico. I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo una stagione fredda, totalmente falso, perché quelli da sci sono per sciare. Se si guida un motociclo senza guanti si può intervenire più rapidamente sui comandi, non è vero, la sensibilità è sempre la stessa. I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perché di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso, falso. I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta, non è vero. E non sono idonee alla guida di ciclomotore a due ruote, falso, sono idonee alla guida di ciclomotori e motocicli e hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto inutile usarli d'estate, è falso, ovviamente. Andiamo alle giacche indumenti. Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione dall'abrasione in caso di scivolamento sull'asfalto. Hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni, perché servono per quello, eh? Quindi
protezione dei gomiti, eccetera. Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto. Per esempio, esistono anche le protezioni della colonna vertebrale, che è fondamentale in caso di caduta. Esistono questi particolari indumenti che proteggono la colonna vertebrale. Vediamo quelle false. Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio. Falso. Le giacche ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo. Falso. E per essere omologate devono essere unicamente di colore nero, non c'entra nulla il colore, e quindi è falso. Andiamo avanti a vedere adesso una particolare apparecchiatura che hanno i motocicli, veicoli a due ruote, anche i ciclomotori, che è l'interruttore di emergenza. Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore d'emergenza posto sul manubrio, cioè praticamente se ho bisogno di arrestare il motore per qualche motivo, non devo staccare la mano dal manubrio per agire sulla chiave d'avviamento, ma tenendo la mano sul manubrio, quindi senza perdere la direzionalità, quindi la manovra del manubrio, avendo tutte e due le mani sul manubrio, ho un interruttore d'emergenza che arresta il motore, che però chiaramente è solo d'emergenza. Nei veicoli a motore a due ruote è possibile spegnere il motore anche tramite l'interruttore d'emergenza posto sul manubrio. Nei veicoli a motore a due ruote, per poter avviare il motore, è necessario che l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sia posizionato su on avviamento, perché se è su off non riesco ad agire sulla chiave d'avviamento. Cioè, se l'ultima volta che l'ho usato è rimasto su off. Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore senza staccare le mani dal manubrio. Nei veicoli a due ruote, a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore qualora ci si arresti su strade a forti pendenze avendo le mani occupate sulle leve di comando. L'interruttore di emergenza di cui sono muniti i veicoli a motore a due ruote, se guasto, deve essere riparato al più presto, perché se no non posso usare l'interruttore di emergenza. Su un motociclo, per lo spegnimento del motore nelle situazioni ordinarie, è preferibile utilizzare la chiave di accensione anziché l'interruttore di emergenza. Vediamo i quiz falsi. Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sostituisce il dispositivo di accensione a chiave. Falso. Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore di emergenza posto sulla pedivella del cambio. È solo esclusivamente sul manubrio. Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza permette il blocco istantaneo delle ruote? No, perché arresta semplicemente il funzionamento del motore. L'interruttore d'emergenza posto sul cavalletto laterale, quindi falso già dall'inizio, serve per spegnere il motore del motociclo su strade in pendenza, non è posto sul cavalletto laterale. Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore d'emergenza azionabile con la pressione del piede destro. Falso. Si aziona con la mano senza staccare dal manubrio la mano, quindi è un interruttore a portata di dita. Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza ha la funzione di freno di stazionamento. No, anche perché non esiste il freno di stazionamento nei veicoli a due ruote, non sono dei veicoli a motore, diciamo, come i quattro ruote che hanno il freno di stazionamento. Quindi arresta il motore. Freno di stazionamento, ricordiamoci che serve per la sosta, per tenere fermo il veicolo con un'azione meccanica di frenatura dalla ruota posteriore, e non c'entra nulla con i veicoli a due ruote. Nei veicoli a motore a due ruote l'interruttore d'emergenza è collegato con l'antifurto del veicolo. Non è vero, perché uno potrebbe anche non avere l'antifurto, e quindi non c'entra nulla. Andiamo avanti con la catena di trasmissione, che è simile a quella della bicicletta, come diciamo sistema di trasmissione dei giri del motore alla ruota posteriore.
quindi è collegata al motore con un pignone su cui gira la catena e trasmette il movimento a un pignone, diciamo così, a una ruota dentata della ruota posteriore del veicolo. Ai fini della sicurezza della circolazione nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare praticamente l'usura della catena di trasmissione, anche perché se si rompe è pericolosissima, si impiglia nei raggi della ruota posteriore. La catena di trasmissione dei veicoli a motore a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura, è un organo meccanico, va lubrificato periodicamente. Nei veicoli a motore a due ruote la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona della ruota, cioè una ruota dentata che si chiama corona. Ai fini della sicurezza nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare periodicamente che la catena di trasmissione sia ben lubrificata. Nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare periodicamente la corretta tensione della catena di trasmissione, come quella della bicicletta, perché se no si scalza. Nei veicoli a motore a due ruote la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della ruota posteriore con conseguente perdita del controllo del veicolo. Vero. Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura, occorre sostituirla. Insomma, fate conto, è come la catena della bicicletta, non cambia nulla. Vediamo i quiz falsi. Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione non necessita di lubrificazione perché è realizzata in acciaio autolubrificante, totalmente falso. La rottura della catena di trasmissione pregiudica la velocità di marcia ma non la sicurezza, falso, perché si impiglia nei raggi della ruota. Se la catena di trasmissione mostra segni di usura, occorre rinforzarla con filo di ferro di tipo idoneo, non può essere riparata, va cambiata, quindi è falso. In caso di sostituzione della catena di trasmissione per usura, non è mai necessario sostituire anche il pignone motore e la corona della ruota. No, dipende, se sono usurati anche quelli, devo cambiare anche quelli. Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione perché la stessa è dotata di tenditore automatico, non esiste, quindi è falso. Nei veicoli a motore a due ruote la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante, no, perché se no le tolgo il lubrificante, ma assolutamente non lubrificata per far slittare il cambio, falso, deve essere lubrificata periodicamente. È possibile sostituire il pignone motore e la corona della ruota in modo da modificare il rapporto di trasmissione? Assolutamente no, modifico le caratteristiche tecniche del veicolo e quindi è falso. E andiamo alle misurazioni dei liquidi. Nei veicoli a motore a due ruote, il livello dell'olio, che sarebbe l'olio di lubrificazione del motore, deve essere controllato a veicolo perfettamente orizzontale, poggiato con le ruote a terra e non sul cavalletto. Ok, vero. Sui motocicli è necessario verificare periodicamente i livelli di olio motore e liquido freni, come sugli autoveicoli. Periodicamente ci sono delle vaschette, serbatoi semitrasparenti dove c'è, o degli oblò, dipende insomma, dove c'è visibile il livello, la tacca di livello minimo e massimo, come per gli autoveicoli. Sui motocicli il livello del liquido freni si verifica controllando l'apposita vaschetta trasparente, come sull'autovettura. In alcuni motori di motocicli il livello dell'olio può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla coppa motore. È vero, cioè un oblò trasparente. Sui motocicli il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo aver spento il motore da alcuni minuti perché l'olio, che è molto viscoso, deve avere avuto il tempo di ridepositarsi nella coppa del motore, perché se no misuro verifico un livello di olio che è minore di quello reale. Quindi devo lasciare raffreddare il motore e avere il veicolo in piano, chiaramente, perché se no, se non è in piano, il livello dell'olio non è orizzontale. Vediamo le quiz falsi. Sui veicoli a motore a due ruote non vi sono liquidi di cui occorre fare un controllo dei livelli perché i serbatoi sono sigillati, falso. Sui motocicli il livello dell'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e la moto sistemata sul cavalletto, falso. Quindi tutte e due le cose sono false.
deve essere sistemata a terra, cioè con le ruote a terra, e il motore spento da alcuni minuti perché deve essere freddo. I motocicli non sono dotati di serbatoio del liquido a freni perché la frenatura è di tipo puramente meccanico. Non è vero, e quindi è falso. È sempre a trasmissione idraulica. Anche perché deve essere graduabile, quindi meccanico non sarebbe graduabile. Sui motocicli raffreddati ad aria, quindi sui motocicli piccoli e ciclomotori piccoli, con il raffreddamento a ventilatore o a impatto d'aria, il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato da un'apposita finestrella posta tra le alettature del motore. Ma vedete che è totalmente falso, perché è una contraddizione. Se è raffreddato ad aria, non è raffreddato a liquido, quindi non può esserci il serbatoio del liquido, perché il liquido non esiste. I motori sono raffreddati, in questo caso di piccole dimensioni, i veicoli di piccole dimensioni a due ruote sono raffreddati dall'aria d'impatto o da un elettroventilatore, un ventilatore che soffia l'aria sulle alette metalliche che ci sono intorno ai cilindri per raffreddare il motore con l'aria, perché è un raffreddamento ad aria e non a liquido refrigerante.